È coinvolta anche la Sardegna nella maxi operazione dei carabinieri dei comandi provinciali di Verbania e Napoli, coordinati dalla Procura di Napoli, che ha portato all'arresto di 8 persone, di cui 4 in carcere e altrettanti agli arresti domiciliari. L'operazione, denominata Sfarzo Criminale, ha portato alla luce una serie di frodi sull'acquisto online di capi d'abbigliamento e accessori d'alta moda. L'accusa nei confronti delle persone ritenute responsabili a vario titolo e di associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di frodi informatiche e accesso abusivo a sistemi informatici. Per portare a segno le frodi informatiche, l'organizzazione criminale si avvaleva della nota tecnica del phishing, consistente nell'inoltro massivo di migliaia di messaggi ed SMS alle utenze cellulari dei correntisti delle principali banche italiane. Il messaggio, che andava a incanalarsi cronologicamente sotto i messaggi precedentemente ricevuti in via ufficiale dalla vittima, conteneva un link che, se aperto, dava accesso a un sito web clone che riproduceva fedelmente la pagina web della banca. Qui la vittima, che rimaneva ingannata, digitava i propri dati sensibili, quali il nome utente, la password e il PIN d'accesso al conto corrente. L'inchiesta era partita da un caso a Verbania nel 2021. In questi anni, i presunti responsabili, utilizzando tecnologie avanzate per eludere i complessi sistemi di sicurezza degli istituti di credito, sarebbero riusciti a sottrarre alle vittime, oltre 300 in tutta Italia, nel complesso circa 164.000 euro.